partita! Ciao a tutti, siete veramente tantissimi. Prima di raccontarvi due cose vi dico che quando mi hanno detto che sarei dovuto venire sul palco mi sono tremate le gambe. Questa è la mia 19ª Pontida e la prima volta ero là dove ci sono gli amici di Verona e mi è venuto in mente quella volta quando da ragazzino sentivo parlare i leader e i big della Lega in prati pieni come questo. È una giornata importante, è la giornata in cui la Lega fa vedere a tutti quanto è forte dopo la campagna elettorale. La Lega fa vedere il tipo di società che vogliamo portare avanti ed è quella che noi stiamo portando avanti in Senato. Una battaglia quotidiana contro un avversario, il Mr. Bean di Firenze, che ha un'idea di società che noi stiamo combattendo. La Lega in Senato è a favore della famiglia e Mr. Bean no. La Lega in Senato è a favore dei pensionati, tutti i pensionati, tanti pensionati che abbiamo incontrato oggi. E il Partito Democratico e il Presidente del Consiglio vogliono ammazzare tagliandogli le pensioni. La Lega in Senato vuole annullare quella schifezza che ha fatto la Fornero, che è vergognosa. La Lega in Senato è per i giovani, per trovare un posto di lavoro. La Lega in Senato è per quei cinquantenni che in questo momento sono a casa. E il Partito Democratico, insieme al Presidente del Consiglio, non vogliono far ripartire l'economia. La Lega in Senato è per riportare a casa i Marò, un'altra vergogna nazionale. La Lega in Senato è per quelle 10 milioni di famiglie italiane che vivono sotto la soglia di povertà. E mentre ci sono gli italiani che fanno la fame, il Presidente del Consiglio regala milioni e milioni di euro agli invasori, a coloro che arrivano e pretendono, a coloro che arrivano e ci invadono. È quello che gli diciamo noi tutte le volte che viene a trovarci. La Lega in Senato lavora a fianco dei militanti, lavora a fianco delle sezioni, lavora a fianco dei cittadini ed è per questo che quotidianamente noi siamo lì in Senato a portare quelle che sono le proposte che arrivano dai nostri territori. Questo è lavorare quotidianamente. Prima di terminare, mercoledì mattina, il nostro Pinocchio, Presidente del Consiglio, verrà a raccontarci in Senato che cosa ha intenzione di fare in tema di immigrazione. Noi gli vogliamo portare il vostro saluto, il saluto di Pontida. E noi saremo la vostra voce, come lo siamo stati fino adesso. Bravi. Renzi, Renzi, vaffanculo! Renzi, Renzi, vaffanculo! Lo saluteremo in questo modo. Mercoledì mattina lo saluteremo in questo modo. Noi siamo dalla parte giusta, noi abbiamo il Matteo giusto, loro sono dalla parte sbagliata e noi vinceremo le elezioni. Grazie. Andiamo avanti. Ancora un applauso al gruppo al Senato!